però anche nel replay si è visto bene che la palla è scivolata via, è schizzata via letteralmente. A fondo di Bergkamp, Bergkamp con il destro, con il sinistro poi. Si gira, tenta di destro, poi gira su se stesso e va alla conclusione di sinistro. Ma non è fortunato in questa circostanza Sosa, che sta mimando l'azione. La rivediamo. Eccola, scivola, controlla, vedete la palla con il destro, poi invece va con il sinistro a tirare, cercava l'esterno, vedete che la palla dovrebbe tirare di destro, ma preferisce affidarsi al suo piede favorito, tenta un colpo di esterno, invece la palla è colpita male e finisce fuori. Bergkamp. Rinvio di Lainer. Sosa, Sosa difende bene la palla. Ancora Rubens Sosa, ottimo dribbling danni di Lainer. Poi però il tiro cross dell'uruguaiano finisce direttamente fuori. Sosa e Bergkamp hanno avuto un paio di occasioni per parte. Quasi a stretto contatto con il portiere Otto Conrad, che vedete inquadrato adesso. Ma un po' per la bravura di Conrad, un po' per la imprecisione dei due attaccanti dell'Inter, la palla non è mai entrata dentro. Vediamo l'intervento di Pontolanna. Calcio di punizione già battuto, l'arbitro McCloskey lascia correre, vedete il portiere Conrad che deve uscire di testa, non aggancia Bergkamp, sfuma la possibilità di trovare la porta sguarnita e poi sfuma anche l'opportunità per Sosa, Weber lo anticipa. Sosa non era in perfette condizioni, comunque Marini ha preferito un Sosa sia pure un po' acciaccato al russo Shalimov, che è fuori forma. Anche nella formazione del Salisburgo c'è un giocatore come Jurcevic, molto importante fra l'altro, che era in precarie condizioni fisiche, è arrivato soltanto ieri sera a Milano in auto da Fiume, era andato a Fiume a farsi curare da un massaggiatore, Vrčić, che è il massaggiatore del Fiume e della nazionale croata adesso, la nuova nazionale croata di recentissima costituzione, che fra l'altro sarà avversaria dell'Italia nelle qualificazioni del prossimo campionato europeo che cominceranno in autunno. Vrčić l'ha rimesso a posto e Jurcevic può giocare, e c'è questo tiro da lontano con un paio di deviazioni che potevano diventare pericolose, ma Zenga è sicuro. Ecco che rivediamo la conclusione di Fajersinger e la parata in tuffo sicura di Walter Zenga. Ancora un replay. Winkelhofel, tiro con una bella deviazione ancora di Zenga, pericoloso il casino Salisburgo in questa circostanza. Zenga ha deviato in angolo, stiamo rivedendo Winkelhofer, il tiro ribattuto e poi la conclusione sulla quale molto bravo Walter Zenga, la più bella parata di Zenga insieme a quella su Hutter proprio sotto la traversa nel primo tempo. L'angolo senza esito, palla raccolta da Agner, ancora Agner, Marchigno, ancora buono il pallone da giocare, Marchigno sbaglia completamente il cross, già la seconda volta che il numero 9 della squadra austriaca da buona posizione sbaglia totalmente il cross.
7 minuti e 40, è chiaro che il punteggio di 0-0 favorisce l'Inter, però è chiaro che l'Inter sta rischiando un po', sta lasciando spazio alla squadra avversaria che ormai gioca il tutto per tutto, perché è chiaro che l'Inter gode di questo vantaggio che il Casino Salisburgo deve assolutamente recuperare. Vediamo i suoi giocatori che, della panchina, che stanno facendo i classici esercizi di riscaldamento. È probabile che Otto Baric intenda portare qualche variazione. C'è anche un giocatore come Armenhauser in panchina, un giovane attaccante che all'andata sbagliò un paio di gol abbastanza facili. Muzek, Steiner, Garger. Evidente che a questo punto, perso per perso, gli austriaci stringeranno i tempi in questa ripresa per tentare di arrivare al gol. Ecco ancora Feiersinger, c'è Fontolan su di lui, Feiersinger ancora, Fontolan lo ferma, evita il calcio d'angolo, poi però Feiersinger gli ruba la palla, il cross è controllato da Battistini in calcio d'angolo. Ancora un corner per il Salisburgo, che con una certa pericolosità in questo avvio di ripresa si sta affacciando con frequenza nella metà campo e nell'area di rigore dell'Inter. Ecco che parte il cross, il colpo di testa, la parata di Zenga. Zenga piuttosto arrabbiato perché il Casino Salisburgo sta diventando molto pericoloso. Sul calcio d'angolo avete visto il colpo di testa di Leiner, che era praticamente solo, troppo libero il difensore austriaco. C'è un fallo su Marchigno da parte di Paganin. Stiamo rivedendo il colpo di testa di Leiner, solo. Zenga era ben piazzato dalla parte giusta, ma l'azione era pericolosa. Ancora una deviazione e ancora un fallo laterale. Per una squadra come l'Inter, vincere la Coppa UEFA e quindi partecipare alla prossima Coppa UEFA significa ottenere un beneficio di almeno 20-25 miliardi. Tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e ovviamente incassi. Possibile contropiede nerazzurro con Jonk e Sosa. Jonk lo ferma però Weber. Molto buona la giocata di Weber. Hartner, Marchigno si allunga la palla, comunque la protegge, riesce a conservarla, poi va al tiro e palo, doppio palo, Inter salvata, doppio palo colpito nella stessa azione. Il tiro di Marchigno aveva scavalcato Zenga, la palla è finita su un palo e poi è rimbalzata sull'altro palo. Ancora il Salisburgo in avanti, pericolosamente, mischia ancora davanti a Zenga, Inter in difficoltà. Bergkamp cerca di allentare il ritmo, mantenere il possesso della palla, impedire la pressione degli austriaci che rubano la palla a Sosa. Winkelhofer, momento delicato della partita. Feiersinger, un tiro cross che si perde nell'area piccola dove Zenga va sulla palla e allontana i suoi, invita i compagni ad allontanarsi. Rivediamo forse l'azione di Marchigno. Ecco infatti Marchigno, evita Paganin, poi tira la palla sul palo e rimbalza sull'altro palo e arriva lontana da Jurcevic che non può deviarla. Palo e palo, vedete, nella stessa azione. Adesso le immagini tornano dal vivo. Bergkamp, Sosa,